Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dal titolo corto ma efficace che riassume perfettamente il contenuto del video. Oggi parleremo degli ultimi giorni della Super Mario 3D All-Stars Collection, del successo senza precedenti di Monster Hunter Rise e degli scalper che questa volta hanno colpito anche Animal Crossing, ma non solo. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto, magari lasciando un like, iscrivendovi al canale, attivando la campanella delle notifiche, oppure seguendomi su tutti gli altri social. Non vi basta? Beh, potete sempre donarmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete la vostra dose quotidiana di memini in HD. Non male, non male. Iniziamo con qualche notizia da trattare al volo. Sony ha ufficializzato la chiusura degli shop digitali di PlayStation 3, PSP e PS Vita. Questa decisione comporta non pochi disagi, che sono tutti riassunti in queste righe. Sostanzialmente non si potrà più acquistare nessun tipo di contenuto digitale su questi servizi, tantomeno fare degli acquisti in game. In più, non si potranno riscattare dei buoni per aggiungere credito al proprio portafoglio virtuale. La chiusura definitiva avverrà il 2 luglio per PS3 e PSP, mentre il 27 agosto per PS Vita. Sicuramente un duro colpo per chi è appassionato di retro gaming o semplicemente utilizza attivamente queste console. Nota decisamente più positiva è che l'episodio di Ratchet & Clank uscito nel 2016 riceverà una patch gratuita che sbloccherà una modalità a 60 fps su PS5. Il gioco è incluso nell'offerta gratuita di Play at Home e sarà scaricabile fino al 31 marzo incluso. Il mio consiglio è quello di riscattare il gioco e poi aspettare che esca la patch il prossimo mese per goderselo al meglio. Intanto si sono aggiunti altri 9 titoli all'iniziativa, di cui già vi avevo parlato la settimana scorsa. Potete scaricarli sul PSN. Giusto dare anche un piccolo spazio a Microsoft, perché ci sono ottime notizie per i collezionisti più incalliti e poracci. L'azienda di Redmond ha fatto partire una lotteria dove darà in premio 7 controller in edizione limitata a tema Bethesda per celebrare la recente acquisizione. Per partecipare basta retweetare il post originale utilizzando l'hashtag corretto. In bocca al lupo e, se vincete, ricordatevi di Poro. Bene, passiamo alle notizie principali. La fine di Mario è dietro l'angolo e direi che le cose stanno seguendo precisamente il copione di Nintendo. Con l'imminente sparizione della 3D All Stars, infatti, le vendite sono ancora una volta schizzate alle stelle. Per chi si stesse ancora chiedendo qual è il senso di questa mossa di Nintendo, beh, direi che i dati di vendita parlano chiaro. Per incentivare all'acquisto compulsivo e massimizzare gli introiti dell'anno fiscale, che si chiude proprio il 31 marzo, l'azienda di Kyoto ha dato questa piccola spintarella alla sua utenza, lasciando poco spazio a indecisioni e ripensamenti. Il risultato è che la raccolta in soli 3 mesi aveva già venduto più di 8 milioni di copie in tutto il mondo, dato che fa riferimento a dicembre 2020. Oggi è facile immaginare che il titolo abbia superato ampiamente 10 milioni complessivi, confermandosi come uno dei top seller su Switch, e in questi ultimi giorni le vendite sono di nuovo aumentate di tantissimo. L'ansia da sparizione sta ormai colpendo tutti e secondo le classifiche del Regno Unito, la 3D All Stars durante la scorsa settimana ha visto un incremento delle vendite del 276%, posizionandosi dietro solo al nuovo Monster Hunter Rise, di cui parleremo fra poco. Insomma, la strategia di Nintendo si è rivelata a dir poco vincente, per quanto la continui a considerare una delle mosse più spregevoli degli ultimi anni. Sarà interessante vedere quali saranno i dati finali di vendita, ma soprattutto cosa deciderà di fare l'azienda di Kyoto con i 3 titoli che saranno rimossi dal commercio. È un addio o solo un arrivederci? Parlando di classifiche Switch, è doveroso fermarsi un attimo per commentare l'esordio di Monster Hunter Rise, che non solo sta dominando in tutto il mondo, ma a quanto pare è anche il titolo della serie con il miglior weekend di lancio di sempre. Capcom infatti parla della bellezza di ben 4 milioni di copie distribuite in tempo record. Questo fa di Rise il titolo con la finestra di lancio migliore di sempre per la serie Monster Hunter, perché nonostante World abbia venduto 5 milioni di copie nel weekend di esordio, il titolo uscì sia su PS4 che su Xbox One, raddoppiando il potenziale bacino di utenza. A World va riconosciuto comunque il merito di aver sdoganato alle masse la serie, popolarità che riceverà la sua consacrazione definitiva con Rise, gioco che potrebbe diventare il titolo third party più venduto in assoluto su Switch, in grado anche di rivaleggiare con produzioni AAA partorite da Nintendo stessa. C'è insomma da essere molto contenti di questo successo, soprattutto perché apre a degli scenari interessanti e sono sicuro che, testata la malleabilità del re-engine,
Capcom non se ne starà di certo con le mani in mano per quanto riguarda il supporto su Switch. C'è però una cosa che mi lascia perplesso e vorrei discuterne con voi. Nonostante il gioco sia praticamente sold out ovunque in tutto il mondo, ho come l'impressione che in Italia il titolo stia passando decisamente in sordina. Tolta la nicchia degli appassionati della serie e quella degli hardcore gamer, mi sembra che la gran parte dell'utenza Switch in Italia abbia ignorato Rise. Lo vedo dall'attenzione mediatica che genera il gioco su internet ed ho questa sensazione che al pubblico italiano importi veramente poco di Monster Hunter. Voi cosa ne pensate? Siete incuriositi dal titolo anche se non vi siete mai avvicinati alla serie? E per chiudere, torniamo a parlare di scalper, ovvero i bagarini che tanto ci hanno fatto penare negli ultimi mesi. Questa volta l'obiettivo degli scalper non sono state né le console next gen né le schede video più recenti, ma le carte Amiibo di Animal Crossing. Prima di tutto, di cosa si tratta? Annunciate insieme all'update di gennaio, queste speciali carte con funzionalità Amiibo consentono di importare all'interno del gioco abitanti e mobilia ispirate all'IP di Sanrio, proprietaria di brand del calibro di Hello Kitty. Si tratta di una ristampa di alcune carte che furono vendute originariamente nel 2016 solo in Giappone e per la prima volta sono state distribuite in tutto il mondo, o almeno così sarebbe dovuto andare. I pacchetti, venduti al prezzo di 6 dollari circa, quindi 6 euro, contengono tutte e 6 le carte collezionabili, ma neanche il tempo di fare la loro comparsa online, che bot e scalper hanno spazzolato via tutte le scorte disponibili per rivenderle immediatamente su siti tipo eBay a prezzi esorbitanti. Si parla anche di cifre che superano i 300 dollari. Insomma, in questo periodo è praticamente impossibile avvicinarsi al mondo del collezionismo videoludico, soprattutto per quanto riguarda i prodotti targati Nintendo. Il mercato si sta espandendo tantissimo e con la crescita della domanda si sono affacciati anche tanti furbetti che sperano di capitalizzare il più possibile su questa isteria collettiva, che speriamo sia solo momentanea. Tra prezzi gonfiati e prodotti che spariscono in tempi disumani, anzi robotici, è praticamente inutile anche solo sperare di accaparrarsi qualcosa di così banale come delle carte Amiibo. Se comprate per rivendere, state molto attenti, perché prima o poi il mercato scoppierà e ho seri dubbi che tutti questi oggetti mantengano il loro valore nel corso del tempo e anzi, credo che rimarranno invenduti. Non lo so, voi cosa ne pensate di tutta questa situazione? Per quanto riguarda il sondaggione, vi ho chiesto secondo voi che fine faranno i 3 giochi della 3D All Stars una volta che questa sarà tolta dal commercio. E gran parte di voi è convinta che in futuro saranno venduti separatamente su eShop. Scenario non così realistico, ma diciamocelo chiaramente. Dal mio punto di vista sarebbe una bella figuraccia da parte di Nintendo, che dubito prenderà una posizione immediatamente. Mi aspetto quantomeno un periodo di assestamento, o che almeno una novità del genere venga giustificata in qualche modo. Magari con uno shop dedicato al retro gaming, o con un piccolo incentivo che premi chi ha acquistato la 3D All Stars convinto della sua effettiva limitatezza. Comunque staremo a vedere, ormai il 1 aprile è dietro l'angolo. E sapete cos'altro è dietro l'angolo? Ma il sondaggione del giorno, che andrà online fra poco. Mi raccomando, votate, votate, votate! E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi aspetto nei commenti per discutere assieme delle notizie di cui abbiamo parlato e vi ringrazio per essere arrivati fino qua in fondo. Come al solito, noi ci vediamo domani per un altro video. Io sono il Poro All Stars, Michele Rise. Ciao!